questa diretta davanti Palazzo Chigi. Ecco, Palazzo Chigi, di sera, c'è un convegno oggi di Matteo Ricci, ho visto adesso Patuanelli, un convegno che parla di politica, come dovrebbe essere la politica, ma è un tema ampio. Nel frattempo Conte ha accusato il governo di codardia e di vigliaccheria. Che ne pensate? Il governo è vigliacco? E sul tema della guerra riesce a fare qualcosa? È zitto, è muto, non parla. Non riesce ad avere una posizione che manifesti almeno un tentativo di agire per la pace. Non di fare il tifo, perché non c'è bisogno di fare il tifo. Noi dobbiamo salvare vite umane. Quello che chiedono le Nazioni Unite, quello che chiedono i cittadini, quello che chiedono gli italiani, che vorrebbero che un governo di un paese che ripudia la guerra dentro la Costituzione facesse qualcosa. Facciamo qualcosa? Il governo è in grado? Ha ragione Conte? Il governo è vigliacco e codardo? Ha paura di qualunque posizione? E se è zitto, muto? E intanto aumentano le spese militari, aumentano le spese di guerra, l'industria bellica sta facendo affari plurimiliardari in tutto il mondo e noi non siamo una parte diversa di questo mondo. Quindi bisogna intervenire, bisogna fare qualcosa. È giusta ogni pressione, non solo quella del pontefice, perché non è possibile che della pace e dell'ambiente parli prevalentemente il Papa. Sti governi, che le leggiamo a fare? Che teniamo a fare i parlamenti, i governi? Se dobbiamo dire che poi il pontefice, che è una figura non elettiva, o meglio, elettiva dal conclave, ma è elettiva per sempre, solo il pontefice parla di cose di cui dovremmo sentire invece l'espressione, le volontà, la scelta dei governi. Non c'è nulla. E oggi un'altra notizia clamorosa è il sondaggio molto ampio fatto da Noto Sondaggi, uno dei migliori istituti di sondaggi d'Italia, che addirittura vede che il governo è stato bocciato su tutti i temi della manovra economica. Tutti! È un record anche questo. Qualcosa che piaccia almeno alla maggioranza dei cittadini ci dovrebbe essere per un governo che tra l'altro gode di un'amplissima maggioranza parlamentare. Ebbene, il governo è stato bocciato. Sul ponte, sullo stretto, i cittadini non lo vogliono. Eppure è stato raccontato in modo così incredibile da Salvini, che ogni giorno straparla di questa amenità del ponte. Ha detto addirittura che lui si paragona al Brunelleschi, addirittura, perché ha detto che la cupola del Brunelleschi a Firenze è stato un esempio di cosa che non c'era mai fatta, e quindi il ponte suo. Quindi un giorno Salvini sente Brunelleschi, un altro giorno Leonardo da Vinci, non lo so. E sono contento che assuma tutti questi personaggi della storia. Vorremmo capire quelli attuali, chi attualmente dovrebbe lavorare a questo ponte immaginifico che non si farà. I cittadini bocciano il ponte, bocciano il governo sull'ecobonus, dicono che ha sbagliato a intervenire male sull'ecobonus, bocciano il governo sulle tasse, ovviamente, perché ha aumentato addirittura i pannolini, l'IVA sui pannolini per i bambini, che mi sembra un po' tanto, e poi boccia il governo anche sulle pensioni. Quindi non c'è una cosa di questa manovra che il governo fa, che è la prima manovra importante, perché poi l'anno scorso il governo si era appena insediato, ha fatto una legge di bilancio, come dire, improvvisata, ma soprattutto che poteva legittimamente essere una legge fatta velocemente con elezioni che erano state anticipate. Quindi questa è la prima legge di bilancio che questo governo fa e di cui si assume una piena responsabilità. Bocciati su tutto. Ma questo manicomio di governo quando deciderà di rassegnare le dimissioni? Perché di fronte a una cosa del genere devi dimetterti. Poi volete fare un nuovo governo perché avete ancora questa maggioranza parlamentare? Non lo so. Ma sicuramente una banda di netti. Scusa, un governo che viene bocciato alla prima mano da tutti. Gli imprenditori sono contrari e Confindustria dice che è una schifezza, i sindacati stanno facendo lo sciopero generale, poi tutta la disputa sullo sciopero, Salvini che ha fatto la sceneggiata, li ha convocati, non li ha convocati, non voleva lo sciopero, alla fine lo sciopero si fa, però nei trasporti sarà solo una mattinata, disagi comunque per i cittadini, sindacati furibondi, tensione sociale alle stelle, quindi che significa? Che gli ha fatto fare mezzo sciopero oggi e faranno mezzo sciopero tra un mese. Perché è ovvio che se hai esacerbato gli animi, se i sindacati ti odiano, se c'è bordello dappertutto, non è che viviamo tranquilli, giusto? E quindi abbiamo dei ministri che invece di risolvere i problemi li aggravano.
perché giustamente il vice premier gli interessava più il braccio di ferro e la vittoria di imporre ai sindacati che invece di un giorno facevano mezza giornata di sciopero, invece che cercare di ragionare con un tavolo serio per fare revocare lo sciopero e soprattutto per assicurarsi di non avere ancora altri scioperi. In questo anno in Italia c'è stato il record di scioperi, e non perché il governo è di destra, perché hanno scioperato sindacati moderati, sindacati estremi, stanno incazzati tutti. C'è un governo che ha il record di avere fatto incazzare tutti. Ma come si fa a fare incazzare tutti? No? È un po' troppo. Gli industriali dicono che questa manovra non serve a niente, e vabbè. I sindacati dicono che questa manovra è pessima. I cittadini stanno incazzati, gli studenti non hanno avuto nulla. Vi ricordate il diritto allo studio, e gli studenti che stavano nelle tende per dire che non riescono? Niente, c'è qualcosa? Niente. Sulla scuola c'è qualcosa? Niente. Sulla sanità, incazzati neri, addirittura hanno cercato di tagliare le pensioni ai medici. Ma dico, noi siamo in piena emergenza sanitaria, c'è ancora di nuovo il Covid che gira, cioè, ma voi com'è che togliete le pensioni ai medici? Si sono incazzati furibondi, il governo ha fatto marcia indietro e ha dovuto fare una figura da quattro soldi. Ma perché è assurdo? Per fare cassa un governo toglie le pensioni, riduce le pensioni ai medici, quindi fa incazzare una categoria fondamentale in tema di sanità. Alza l'IVA sui pannolini dei bambini, cioè il governo della famiglia, ma almeno i pannolini dei bambini, volete abbassare l'IVA? Cioè non dico che avete favorito la famiglia, perché tanto non fate nulla. Allora, un disastro, adesso non so in che riunione staranno facendo, io ero qua vicino ed è stato divertente farvi la diretta davanti a Palazzo Chigi. Ma il governo manicomio continua a esibirsi in attività manicomiale. Eppure i sondaggi, dico ancora, 30% di contezza a Forza Italia. Ma guardate a Fratelli d'Italia. Ma i sondaggi non è che sono strani. Guardate quanta gente risponde che non vota niente. Quanta gente risponde che non va più a votare. Il 30% ormai è di 40% dei cittadini che rispondono che vogliono andare a votare. Perché qual è l'altro problema? È che le opposizioni devono offrire un'alternativa. Io sapete che sono, forse sbaglio io, che dico che Conte dovrebbe guidare l'alternativa di governo. Ma l'alternativa di governo, scusate che ho qualche problema sulla linea, forse avanti a Palazzo Chigi c'è qualche controllo. No, non è vero. Allora, Conte... quindi può guidare l'alternativa? Secondo me sì. Conte deve guidare l'alternativa. Conte può essere ancora il punto di riferimento se si ragiona insieme su un programma, su alcuni progetti, e allora i voti cambiano. Perché se in un sondaggio tu chiedi vuoi ancora il governo Meloni o vuoi un nuovo governo Conte-Ter con il PD, le sinistre, le liste civiche, l'alternativa, forse vediamo cosa esce. Che dite? Se invece tu hai un'opposizione che è vista come comunque divisa, perché continua a cercare di fare qualcosa insieme, ma obiettivamente non ha un programma unitario, e dall'altra parte, per quanto sgangherata questa maggioranza dà il segno di restare insieme, tu rischi di avere ancora appunto Fratelli d'Italia al 30%. Non vi dimenticate che prima c'era la Lega che stava al 34, negli anni scorsi abbiamo avuto il Movimento 5 Stelle che per fortuna stava pure al 32, quindi i voti vanno e vengono, quindi non crediamo che la Meloni possa pensare che c'ha il 30% fisso. Se continua a fare cose tutte sbagliate, i voti scompaiono con molta velocità, se ne è accorto Renzi arrivò al 40% e dopo due anni era sceso al 2, vi ricordate? Allora un po' di memoria in questo paese? Un po' di intelligenza? Un po' di mettere insieme uno più uno più uno fa tre. Grande sfida. Allora, siamo un paese emotivo, irrazionale, di tanta gente buona, anche di un po' di deficienti, che ci stanno, non mancano in Italia, dove però dobbiamo avere il buon senso di ricordare e soprattutto di sapere che 2 più 2 fa 4, che 1 più 1 fa 2, capito? Cose elementari che però sono importanti. Allora, i codardi, adesso ci sta il troll che dice che non so a chi dice che siamo codardi o sono codardi, però i mentecatti, come vedete, girano ogni tanto anche da noi, noi evitiamo che diano fastidio. Conte è l'unica alternativa, io penso che ad oggi, io non dico per sempre, ad oggi però, vi sembra normale che uno ha un leader che nonostante tutto quello che è successo, perché Conte è stato leader durante la pandemia, cioè è ancora il leader politico più stimato.
dall'area delle opposizioni. E poi c'è la Meloni, che è giustamente stimata dall'area di governo, ma non è una cosa strana. Sta al governo, sta dentro quel palazzo, quindi che dite? È normale che sia così. C'è una parte di parte italiani che sia di destra? Certo, c'è. E le ha votate. Però quella parte che non è di estrema destra o incazzata di destra, che ha visto che non hanno fatto un cazzo di quello che hanno promosso, ovviamente sta desolata, non vuole votare nessuno, ma non va nemmeno a votare per l'alternativa se un'alternativa non si manifesta, se non si spiega. Io voglio vedere le forze alternative e anche forze nuove. Io penso che tanti giovani dovrebbero fare partiti nuovi, perché basta con i vecchi partiti, nuovi partiti, e cercare di aiutare a creare un'alternativa che io credo sia utile, guidata da Conte. Poi io, è la mia opinione, di altri di voi che mi seguite e altri che mi dicono no, vabbè, dobbiamo trovare ancora cose nuove. Io non penso che si possa in poco tempo creare nuove leadership, per cui dico che uno che si è comportato bene, è stato bravo, ha lavorato bene, continua a fare il leader di un partito importante di opposizione come il Movimento 5 Stelle, secondo me abbiamo il leader giusto per cercare di costruire questa alternativa alle destre, che è fondamentale. Ultima notizia, diciamo così, vogliamo, allora, il peggior nemico del governo è se stesso, infatti questo è vero, per fortuna. Però se non creiamo qualcosa di alternativo non basta, avete capito? Non basta. Però vi annuncio anche una bella iniziativa, che c'è il 21 è martedì prossimo, la mattina, la potete seguire in streaming su Radio Radicale, perché ovviamente la capienza, se qualcuno vuole venire si iscrive su infofondazioneuniverde.it e lo registreremo. Per di più, come in tutte le iniziative che io promuovo e sostengo, un terzo dei posti sono riservati agli under 35, perché vogliamo favorire la partecipazione dei giovani. Allora, il convegno del 21 si fa sui certificati dell'acqua. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo un grande problema di risparmiare acqua, cambiamento climatico sta aumentando siccità e alluvioni, abbiamo emergenze idriche rilevanti, dobbiamo intervenire. Per intervenire vogliamo cambiare la legislazione. Ed ecco il convegno del 21 mattina, che vedete sulla pagina Facebook mia, ma anche su quella della Fondazione Univerde, vedrà autorità, istituzioni, imprese che si occupano del tema di come facciamo risparmio idrico in Italia. È importante? Sì, perché senza acqua non c'è vita, senza acqua non c'è agricoltura, non c'è cibo, non c'è nulla. Quindi l'acqua è l'elemento centrale della vita. Anche le guerre, purtroppo, nel pianeta sono molte guerre per l'acqua. Quindi il 21 potete seguire su Radio Radicale, o chi vuole e si trova a Roma o vuole venire a Roma può scrivere a infofondazioniverde.it e si prenota, oppure me lo scrivete anche su Messenger della pagina Facebook, e anche se io lo seguo poco, i giovani ecotigia che seguono la pagina sicuramente vi registreranno. Quindi mi raccomando, intervenite con forza, con determinazione, con capacità. Noi dobbiamo cambiare le cose. Possiamo farlo? Sì. Tra l'altro vi annuncio anche che il 28 di novembre, l'altro martedì, ci sarà invece il pomeriggio al Senato un'iniziativa della rete Ecodigital, la rivoluzione Ecodigital, dove ci sarà tra l'altro la partecipazione di tante personalità. Ci sarà proprio Giuseppe Conte, ci sarà il presidente nazionale dell'ARCE, ci saranno tanti giovani che presentano start-up innovative, anche quello in diretta streaming su Radio Radicale. Quindi un po' di notizie ve l'ho date, vi auguro una buona serata. A Palazzo Chigi c'è ancora il governo della destra, e se non ci organizziamo questi restano ancora là. Quindi dobbiamo impegnarci, chiaro? Dobbiamo impegnarci, e voi vi dovete iscrivere al gruppo Ecodigital verso il 2050, al gruppo Amici Alfonso Carroscani, così Anselmo, che cura la rete Ecodigital, vi annuncia quando ci sono le dirette e quando possiamo vederci. Quindi, cosa numero uno, che pensate del fatto che Conte ha accusato il governo che è codardo e vigliacco e sulla guerra non fa nulla? Io penso che qualcosa avete idea. Seconda cosa, il governo è stato bocciato dal sondaggio più articolato fatto da Noto Sondaggi, che è uno dei migliori istituti italiani, su tutto. Gli italiani dicono no al ponte, no al taglio sul superbonus, no al taglio sulle pensioni, e sostanzialmente dicono no a questa manovra del governo. Buona serata qui da Palazzo Chigi, che è sede di un governo di destra in questo momento.